Ciao a tutti, io sono Franci di Libri, Libretti, Libracci. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di Reading Journal perché questo mese, a luglio, ho iniziato a tenere un Reading Journal. Io qualche anno fa avevo un bullet journal, lo usavo veramente per tutto, registravo tutto, mi scrivevo tutto, ma poi col tempo ho avuto meno tempo libero e quindi ho dovuto un po' ridurre. Quindi ho ripreso quest'anno su questo splendido bullet journal verde acido a scrivere un po' delle mie letture. E quindi niente, vi racconto un po' l'esperienza che ho fatto questo mese e come mi è sembrato, se mi è stato utile o no. Eccoci qui, dunque inizierei da questa pagina che è la prima che ho fatto e che mi ha spinto poi a proseguire. Si tratta dello scadenziario per la tesi di laurea che avevo bisogno di scrivere da qualche parte. E che in effetti mi è molto comodo in questo momento e l'ho fatto tipo boh, aprile-maggio. Dopodiché ho pensato bene, perché non utilizzare questo vecchio bullet journal anche per qualcosa di utile? E quindi ho iniziato a sfruttarlo come reading journal perché ne avevo bisogno, perché non mi ricordavo più niente, perché facevo veramente fatica. Io non so, non è bello, ma sembra che continui a perdere la memoria in qualche modo e quindi ho sempre bisogno di trovare il modo di tener traccia delle letture che faccio, più che altro, perché per il resto uso l'agenda per il lavoro, per gli appuntamenti, ho comunque un'agenda. Mentre per le letture che faccio, ho davvero difficoltà anche per la programmazione del blog. Prima la facevo su Excel, però non la guardavo sempre, mentre questo, essendo sempre sulla scrivania, ho modo di sfogliarlo in qualsiasi momento, anche mentre sto lavorando, eccetera. Ma andiamo a vedere che come ho fatto dunque. Non avevo voglia di fare chissà che cosa di particolare, quindi ho veramente fatto le cose il più semplici possibile. Anche perché spesso mi demoralizzo un po' vedendo quelle YouTuber che hanno quei bullet journal perfetti con tutte le cose fatte col righello, e quindi ho deciso che no, non avrei usato il righello il meno possibile, mi sarei semplicemente dedicata alla creatività e alla funzionalità di quello che poteva essere un reading journal. Diciamo che si è rivelata una risorsa molto utile. La prima pagina l'ho piegata in due e ho fatto sul lato un mini calendarietto di luglio giusto per tener traccia. Anzi, siamo al 31 oggi, quindi direi che posso colorare questi 3 giorni. Ho messo l'adesivo, che caldo che fa, perché fa veramente caldissimo. Questo mese di luglio è stato veramente assurdo, ci sono state temperature pazzesche qui e spero che non peggiori la situazione, ma ok. Dopodiché ho aggiunto questo mood tracker visto su Pinterest, non mi ricordo esattamente da chi, ma mi era piaciuto molto perché mi sapeva molto di estate, essenzialmente è un bicchiere tipo drink. In realtà c'era anche un limone, ma qua non ci stava e quindi non l'ho disegnato. Diviso in 31 parti, qua manca solo l'ultima striscetta e ogni giorno viene colorato del colore del mood, secondo appunto una scala. Il giallo è il colore prevalente, quindi direi che questo mese è stato un mese abbastanza top, però ci sono stati anche giorni ok, giorni nì e un giorno cattivo, un bad day, ma va bene, è stato qualche giorno fa, ero veramente sclerata, forse per il caldo, non lo so. Dopodiché nella seconda parte della pagina, diciamo, ho inserito la TBR che mi piace molto messa così per il lungo perché è molto comoda e l'ho divisa in due parti. La prima parte l'ho messa subito, diciamo, l'ho compilata subito, sono stati libri che avevo già intenzione a inizio mese di leggere. Dopodiché ho aggiunto un plus in cui durante il mese man mano aggiungevo i libri che volevo leggere o che avevo poi previsto più avanti di leggere e mi è stato molto comodo perché ho visto veramente che comunque alla mia TBR iniziale spesso aggiungo altri libri, quindi oltre appunto ad uscire dalla TBR perché tipo Aiuto Puoro non l'ho letto, Crescent City non l'ho finito, ho aggiunto davvero moltissime cose, soprattutto anche qualche graphic novel che non avevo previsto, ma in realtà ci sta sempre, soprattutto per staccare tra una lettura e l'altra. Dopodiché ho pensato ad un calendario mensile su una pagina sola, una visione un po' più ampia, giusto per creare un piano editoriale per il blog, quindi ho inserito i vari eventi che avevo. Adesso, anzi, vedi, questo l'ho pubblicato, questo l'ho pubblicato, questo l'ho pubblicato e questo l'ho pubblicato e questo arriverà oggi se riesco a montare e pubblicare insieme. Ho inserito sia le recensioni che gli approfondimenti che i video e anche la newsletter di luglio.
Non so se lo sapete, ma sul blog potete iscrivervi alla newsletter di Libri, Libretti, Libracci, dove ogni mese invio tutta una serie di articoli piuttosto che post che ho pubblicato un po' nel mese precedente, un po' all'inizio del mese, nei primi giorni, con, diciamo, i contenuti che hanno avuto più visualizzazioni, quindi che sono risultati più interessanti nel caso ve li foste persi, è un modo per recuperarli. In ogni caso, tornando a noi. Tolto il momento spot, direi che questa visione mensile la ripeterò sicuramente il mese prossimo. Mi piace moltissimo, esattamente come la TBR, è molto comoda. Dopodiché, dopo una visione più ampia, ho scelto una visione un pochino più specifica, quindi una pagina per i video. In questo caso ne ho già pubblicati 4 e gli altri o li ho girati o comunque sono in programmazione nei prossimi giorni. Pensavo di veramente di pubblicarli molti di più, in realtà la maggior parte di questi qui passeranno ad agosto, anzi sicuramente perché sto girando quello del bullet journal adesso. Però mi è stato molto comodo questa griglietta qui, tra l'altro l'ho ritagliata da una vecchia Mr. Wonderful perché non l'avevo utilizzata ed è molto comoda perché era già disegnata e aveva già tutte le 5, in realtà forse erano di più, ma io ne ho utilizzate solo 5 di colonne perché queste iniziali sono fondamentali per me per tenere traccia del video, perché qua GMCPC sono girato, montato, caricato su YouTube, programmato, pubblicato e condiviso. Una volta che tutte queste sono segnate, con la stanghetta tiro una riga sul nome del video, sul titolo, sul topic, in modo che quel video lì non lo guardo più perché so che è online, è a posto e non devo più pensarci e mi dedico agli altri ed è molto comoda questa visione. Non ho utilizzato in realtà quello che ho messo sotto, ovvero idee nuove, sia per i post che per i video, perché in realtà queste le scrivo sulle note del telefono, perché magari mi vengono in mente la sera o mi vengono in mente in situazioni e momenti in cui non ho il bullet journal o comunque questo journal a portata di mano, e quindi alla fine l'ho usato veramente poco. Tra l'altro quelle che ho scritto non le farò mai perché, vabbè, bugio, ma l'ho aggiunto, ma non lo so. Non lo so, sicuramente non la inserirò nel bullet journal, reading journal di agosto. Dopodiché anche questa pagina qui credo che non la rifarò perché praticamente Instagram Planner era una pagina in cui volevo raccogliere tutte le cose di Instagram, quindi ho fatto una specie di studio di cosa piace, che cosa, a cosa su Instagram rispondete di più, piuttosto che quanti post volevo pubblicare, ad esempio ne ho pubblicati solo 6. Vabbè. Non ho nemmeno finito di completare qui, non ho scritto le date se non sul quarto post, insomma, non mi ha molto interessato, perciò questa pagina non la rifarò. Ah, qua c'era una pagina che avevo visto su Pinterest che si chiamava One Line a Day, ovvero ogni giorno scrivere su una linea che cosa, una frase sommaria della giornata. Però essenzialmente non solo non la stavo compilando, ma saltavo dei giorni, cioè veramente. Non mi diceva niente, non mi veniva nemmeno voglia di farlo, e quindi alla fine ho detto va bene, sai che c'è, ho questo disegno che ho fatto dopo aver letto Cime Tempestose, glielo metto su con questi washi tape e va bene così. E gli ho messo questa citazione che è una citazione stupenda, secondo me, di quel libro insieme ad altre, ma questa in particolare mi era piaciuta a livello, diciamo, romantico, nonostante sia abbastanza drammatica, però ci sta. Ovvero, il mio pensiero principale nella vita è lui. Se tutto il resto perisse, lui restasse, io continuerei a essere. E se tutto il resto persistesse, lui venisse annientato, l'universo mi diventerebbe estraneo. E questa è solo una delle tantissime frasi che ci sono. In realtà è un amore veramente triste, veramente drammatico, che porta dei, non lo so, dei risvolti crudeli, e gli stessi innamorati non sono proprio delle personcine a modo, però la storia è veramente molto bella e questa frase mi era piaciuta particolarmente. Ma va bene, passiamo alla frase dopo, tornando al reading journal. Questo riguarda un po' più la vita di tutti i giorni, quindi gratitude. Anche qui una linea al giorno di che cosa sono grata quel giorno. E questa cosa mi è molto piaciuta perché mi ha spinta a concentrarmi sulle cose positive che mi erano successe anche in quella giornata negativa. Ad esempio, avevo scritto qualcosa tipo: ok, grazie per la giornata no che mi fa apprezzare quelle top, perché alla fine senza giornate cattive non abbiamo modo di apprezzare le giornate belle. Ma mi aiuta anche a ricordare che cosa ho fatto, perché ad esempio
domenica 11, grazie per l'ospitalità degli amici, perché quel giorno siamo stati ospiti da amici, ci hanno portato a fare una gita pazzesca e quando siamo stati in Trentino ed è stato veramente bello e via così. E ho aggiunto anche una citazione perché secondo me, siccome c'era uno spazio, ho detto qua la devo mettere perché mi piace moltissimo. It is not joy that makes us grateful, it is gratitude that makes us joyful. Cioè non è la felicità che ci rende grati, ma è la gratitudine che ci rende felici. Cioè per essere felici bisogna sapere anche apprezzare ciò che si ha. E quindi questo è il punto di partenza, secondo me, è un po' il mio stile di vita e quindi questa pagina credo che la ripeterò ad agosto. Ecco, dopodiché passiamo alle cose ancora più pratiche, ovvero qua ho inserito la Divoratore Summer TBR Challenge con l'hashtag Divoratore Summer Reading Challenge. Essenzialmente è una reading challenge organizzata da Giusy di Divoratori di Libri, del blog Divoratori di Libri, che ha proposto di questa challenge, che consiste in questa cosa, ovvero fare una lista di 15 libri inizio estate. 15 libri che abbiamo in casa, che abbiamo in ebook, che comunque abbiamo già per smaltirli durante l'estate. La verità è che io ho iniziato Spada di vetro a luglio, inizio luglio, ma in realtà non l'ho ancora finita, quindi non lo so. Sicuramente è una bella idea, però in realtà io ho cambiato un po' la mia TBR e quindi questa cosa qui non ha funzionato benissimo con me. Avevo lasciato anche dello spazio magari per scrivere qualcosa riguardo i libri che avrei letto, ma in realtà non lo so. Spero, se non la faccio adesso, cercherò di farla a settembre, di concluderla a settembre, perché comunque l'idea mi piace molto. Tra l'altro, l'idea era di mettere solo fantasy e fantascientifici, tranne qualche libro fuori genere. Io ho aggiunto Volpe, Ricordati di guardare la luna, che anche questi li odio parecchio, ma niente, ma voglio leggerli questi libri. Sono tutti libri che ho comprato perché mi piacevano e quindi devo assolutamente leggerli. Dopodiché si passa al planner settimanale, ovvero delle 5 settimane di luglio, che mi è stato molto comodo perché ho iniziato lunedì 29 giugno facendo un to-do della giornata che sull'agenda non faccio mai e che in realtà mi è molto comodo perché, ad esempio, mi aiuta a vedere, tipo, con l'arancione ho segnato le cose che ho fatto, con la penna nera in modo orizzontale ho segnato quelle che rimandavo al giorno dopo e mi ha aiutato a capire, oltre a che cosa avevo da fare durante la giornata, che il to-do è sempre comodissimo, ma anche a capire che cosa continuavo a rimandare. Quindi quello che continuavo a rimandare è quella cosa che non mi piace fare e che non devo fare. E quindi è una cosa che posso benissimo eliminare. Ecco, ad esempio, domenica avevo scritto relax obbligatorio perché era stata una settimana abbastanza intensa. Non tanto per quante cose avevo da fare, ma proprio perché, non lo so, avevo fatto diverse cose che mi occupavano molto tempo e quindi avevo proprio bisogno di staccare, di prendermi del tempo per me, per fare le mie cose, diciamo, per leggere come per curare me stessa. Cioè, non so, ci sono quei giorni in cui si ha bisogno di un po' di relax totale. E poi sono andata avanti così per tutto il mese, ho aggiunto anche degli adesivi, sempre delle vecchie Mr. Wonderful, quando tipo per la gita, piuttosto che per quando siamo andati a pescare, per quando ho incontrato una vecchia amica, insomma, ho cercato di arricchire queste pagine, renderle funzionali oltre che carine. E carine, sì, beh, dai, mi piacciono, potevo farle più carine, ma diciamo che nel complesso ci sta. Come colori ho scelto i colori molto estivi, quindi per quello sono abbastanza contenta. E qua arriviamo a due pagine che mi piacciono moltissimo. Mi piacciono moltissimo perché sono molto semplici, però sono veramente utili, ovvero una è dedicata alla Ridalon di Jane Austen e l'altra a quella della saga di Hercule Poirot. La Ridalon di Jane Austen è organizzata dal filo di Arianna, è iniziata a giugno, terminerà a dicembre. Per ora dovrei essere arrivata ad aver letto Ragione e Sentimento e iniziare ad agosto Orgoglio e Pregiudizio e Longbourn House. In realtà ho letto solo i libri di giugno, Northanger Abbey e Lady Susan. E ho visto il film di Northanger Abbey, che tra l'altro vi consiglio, e c'è un attore stupendo. Comunque, Ragione e Sentimento è uno di quei libri che non ho fatto in tempo a leggere a luglio, quindi lo leggerò sicuramente ad agosto. In realtà il film di Ragione e Sentimento l'ho visto perché era su Paramount Channel qualche sera fa e quindi ho avuto modo di vederlo ed è sempre molto molto carino. Anche se, vabbè, Eleanor e Edward li strozzerei per quanto sono imbranati. Ma ad agosto invece leggerò appunto Orgoglio e Pregiudizio e Longbourn House e vedrò il film di Orgoglio e Pregiudizio. Questo di sicuro perché dovrei avere tutto il tempo necessario, almeno ho una settimana di stacco e quindi dovrei farcela. Qua ci sono gli altri libri, ma comunque questa Ridalon mi sta piacendo moltissimo perché mi permette di rileggere i libri di Jane Austen che ho amato, di finire di leggere tutti i suoi libri e questa cosa mi piace moltissimo. Tra l'altro la sto un po' riscoprendo nel senso che era tantissimo tempo che non la leggevo e leggerlo mi fa sempre stare bene.
quindi sono davvero contenta. Per quanto riguarda invece la read-along sulla saga di Poirot, ho scelto di mettere tutti i titoli della saga di Poirot in questo riquadro. Ho creato questa tabella su un altro foglio, in realtà poi l'ho incollata qui, e ho aggiunto due letture, ovvero La mia vita di Agatha Christie, che è la biografia di Agatha Christie, autobiografia se non sbaglio, che leggerò finiti tutti questi libri. E poi Testa d'uovo, che in realtà leggerò a fine agosto perché esce a settembre e ho la lettura in anteprima da poter fare. Ho colto l'occasione al volo. È essenzialmente una sorta di saggio, se non ho capito male, tra il rapporto tra la Christie e Poirot. Ed è molto, molto interessante come cosa, secondo me. Ecco, dopodiché veniamo a questa pagina molto divertente. Molto divertente per il semplice fatto che io sono pessima a fare foto, veramente difficoltà a fare foto belle per Instagram, foto che siano, diciamo, che catturino l'attenzione, quindi devo veramente ogni volta stare lì a studiarmi il modo di farne una carina e quindi è molto divertente perché contiene tutte le mie vane speranze come pagina. E allora dunque, ogni mese vado su Pinterest, cerco delle immagini, foto di libri che mi piacciono, che mi ispirino, che hanno qualche particolare che mi prenda e poi le metto tutte in questa tab, diciamo, che è una tab di ispirazione per me, per trovare il modo di fare delle foto che mi piacciono o che comunque che mi rappresentino e allo stesso modo che siano in grado di catturare l'attenzione per poi far leggere la caption. Di ognuna di queste foto mi piace uno o due particolari, ad esempio qua mi piaceva che la ragazza teneva in mano il libro e la tazza, qua mi piaceva che c'era il fiore, qua mi piaceva che era sul piano, non si vede mai, è su un piano di marmo con i libri e il fiore. In realtà non le ho fatte uguali perché prendo appunto solo gli spunti e cerco di riprodurli per il semplice fatto che ho poca creatività in fatto di foto, ma sto cercando di migliorare, questo mi sta aiutando moltissimo. Tra l'altro qua non mi piace molto. E poi cerco sempre di immaginare quelli che potrebbero essere i topic legati alle foto, comunque a quelle cose che, da cui voglio prendere spunto, ad esempio qua il currently reading, cioè mi piaceva un po' l'idea della... Questa è la foto che poi ho pubblicato, cioè della persona che sta andando a leggere, quindi si prende il suo tè, si prende il suo libro e va verso il divano, verso il letto, verso una poltrona comoda dove rilassarsi. Era una domenica, ho letto tantissimo, ho iniziato Spada di vetro ed è stato veramente stupendo e mi è piaciuto perché appunto parlando della lettura che stavo facendo mi avete raccontato anche voi che cosa stavate leggendo, piuttosto se avevate letto questo libro e si è creata un po' una discussione molto piacevole. Per esempio prima Fondazione, perché comunque il libro aperto mi piacevano, volevo portare nel feed questi libri, i libri della Fondazione, ma avevano veramente delle copertine orrende a mio avviso e quindi alla fine li ho fotografati così e ho fatto una piccola riflessione sulla saga e via così. Poi mi manca ancora un post a luglio, nel senso che volevo pubblicarlo in questi giorni, ma fa troppo caldo e non riesco a fare la foto esattamente come la vorrei, quindi vediamo. E niente, questa pagina mi piace molto perché nonostante vabbè, sia ricca di vane speranze, come ho detto, però mi aiuta molto ed è molto utile e via. E qua inizia la mia parte preferita, ovvero quella delle recensioni al volo, io le chiamo così. Essenzialmente quando inizio un libro scrivo, ho preso questa abitudine, ovvero scrivo il titolo, incollo la cover. E così è già una sorta di precompilato pronto per quando finirò il libro e scriverò di getto tutto quello che ne penso. Mi è molto comodo perché appunto per quella cosa che vi dicevo che sto un po' perdendo la memoria, fatico a ricordare le cose, faccio veramente tanta fatica. Scrivere subito quello che penso di un libro mi aiuta poi quando nel momento di scrivere la recensione ad avere già le idee un po' più raccolte. Poi prendendo un po' anche le note che ho inserito sul libro, perché adesso ho iniziato ad annotare i libri, prendendo un po' le note che ho scritto sul telefono, pian piano riesco a costruire una recensione estremamente precisa rispetto a quelle che facevo magari un mesetto fa, perché mi sono accorta che ho veramente poca memoria e quindi ho bisogno di trovare degli escamotage per parlarvi in modo approfondito di quei libri che ho letto. O così o smetto di scrivere recensioni, perché scrivere recensioni su qualcosa che non si ricorda è veramente assurdo, non si può. E via, così ho inserito tutti i libri. Ecco, ad esempio qua magari ho scritto tutti i racconti che questa raccolta conteneva. Qua, ecco, non ho ancora finito di leggere Spada di vetro, quindi quando l'ho iniziato ho preparato tutto, ma non l'ho completato.
Poi ecco, magari inserisco una fan art, non so se una fan art è una cosa ufficiale, comunque questa era la protagonista di questo libro. Ha anche delle citazioni, piuttosto che qua ad esempio ho messo i libri raccolti, ho scritto che ne ho letto solo uno di questi quattro e cosa ne pensavo. Qua una citazione dalla prefazione che mi sembrava abbastanza calzante rispetto a quelli che sono i libri della Christie. E anche Il colpevole, siccome non, rischiavo di non ricordarmelo perché l'avevo letto molto prima rispetto a quando avrei dovuto pubblicare la recensione, perché la recensione l'ho pubblicata in occasione dell'uscita di questa nuova edizione dell'Assassino di Roger Ackroyd. Praticamente Mondadori per il centenario sta ristampando un po' tutti i libri della Christie di Poirot, e questo è il secondo, se non sbaglio, che è ristampato. E niente, e quindi ho scritto Il colpevole. Ah. Ecco, una cosa bellissima, ho capito chi era il colpevole prima dell'indizio definitivo, cosa che non mi era mai successa con il libro della Christie, quindi era assolutamente da ricordare. Sara J. Maas, non ho ancora finito di leggerlo, voglio finirlo quando mi arriva in cartaceo. Sul blog trovate un approfondimento sulle creature della Casa del Cielo e del Respiro, perché come sapete in Crescent City ci sono quattro case. E poi ho un'impressione sommaria in fondo al post di quella che è stata per me la lettura sinora, ma in realtà non avendolo finito non ho scritto una recensione vera e propria. Poi ecco Veronica Roth, ho letto The Once e ho decisamente sgridato l'autrice con ottima idea Veronica, ma più convinta nel prossimo libro, perché Veronica Roth ha questa cosa che praticamente ha delle idee pazzesche, mischia dei generi in maniera veramente ben fatta, cioè in modo originale ma che funziona, però poi si perde perché i suoi libri non sono mai quei libri che dici ah, che bel libro che ho appena letto, no, trovi sempre dei difetti ed è un peccato secondo me. Ecco poi la recensione dei due sequel del ciclo delle fondazioni con questa immaginina che mi ricordava moltissimo l'ambientazione, nonostante non sia molto particolareggiata, mi dava molto questa sensazione. E poi ciao Asimov, alla prossima. Vabbè, proprio una sorta di diario alla fine delle mie letture. Oh, Cime Tempestose, ecco, questa è un'altra citazione che mi piace moltissimo, che rende veramente bene l'idea di quell'amore un bel po' tormentato. Ragione e sentimento, non ho fatto in tempo a leggerlo, quindi qua leggerò che l'ho letto ad agosto. Artemis Fowl, letto col gruppo di lettura Fangosi che leggono Artemis di Lanzoni Vanessa, mi è piaciuto moltissimo, ve ne ho parlato nel video delle seconde occasioni. E L'ascesa di Selin era un libro che doveva uscire adesso, se non sbaglio il 29 luglio, ma è stato rimandato a settembre e quindi non l'ho ancora letto, lo leggerò in anteprima, credo a fine agosto, comunque in agosto. E basta, poi ho lasciato due pagine libere. Qua si intravede già quello che sarà il reading journal di agosto, ma siccome sto girando dei video man mano che lo faccio, volevo pubblicarlo, magari sarà il prossimo video che pubblicherò e volevo farvi un po' vedere come costruisco i miei reading journal per il semplice fatto che appunto i miei reading journal non sono per niente perfetti, potete benissimo vederlo da come faccio le cose a caso, diciamo. Però mi piace, funziona, mi è utile, quindi secondo me questo è quello che conta. Non deve essere perfetto un reading journal piuttosto che un bullet journal. Perché qualche anno fa, quando avevo il bullet journal, ero veramente fissata sul fatto che dovesse essere precisissimo. Ma secondo me così è molto più fruibile, molto più sfruttabile. E in effetti mi sta aiutando moltissimo. Poi, ad esempio, queste pagine non le avevo mai fatte. Cioè, bisogna proprio adattare lo strumento alle proprie esigenze. Quindi è inutile stare a impazzire cercando di fare cose assurde se non si ha la manualità. Alla fine, quello che conta è che sia utile e che sia anche carino, ma non è quello proprio che conta, ecco, secondo me. Come avrete visto, ho davvero sfruttato moltissimo questo journal, questo reading journal. L'ho usato veramente per tutto, sia per quanto riguarda il blog che per quanto riguarda le letture. Penso che il mese prossimo aggiungerò magari qualcosina, ma vi farò vedere un po'. Farò un video, credo, su come realizzerò il reading journal di agosto. Quindi direi che vi ho raccontato a sufficienza quella che è stata la mia esperienza. Spero di avervi ispirato piuttosto che di aver creato in voi il desiderio di fare una discussione al riguardo, perché sono molto curiosa, magari mi date qualche idea, qualche spunto per i prossimi mesi. Nel frattempo, se vi è piaciuto il video, mettetemi un like e iscrivetevi al canale per altri contenuti simili. Ciao!